Ciao a tutti, oggi facciamo finalmente un video pratico. Andiamo a trapiantare questa Saracenia stevensi che ormai ha riempito un vaso di 40 cm dopo 12 anni di coltivazione, quindi è ora di travasarla. Per fare questo ci serve ovviamente un vaso più grande, bianco perché si scalda meno, la nostra fedele torba di sfagno. Io uso la Floratorf, non è sicuramente la migliore ma non è neanche malaccio. Infatti questa pianta è qui dentro nella Floratorf da 10 anni e direi che sta bene. Poi ci serve anche la perlite Agrilit e poi ci serve anche una cariolata di acqua distillata. Allora, intanto ho svasato la pianta, vedete che c'è molta perlite anche nel substrato vecchio e i rizomi però stavano iniziando a schiacciarsi lungo il bordo del vaso. Il problema è che se non si provvede a travasare questi si infossano. Poi c'è da dire che c'è due tipi di travaso, uno dove si leva tutto, tutta la terra vecchia, e poi si possono anche dividere le piante e va fatto sicuramente in inverno, e l'altro che è quello che faccio io, che è fondamentalmente mettere la pianta in un vaso più grande che potenzialmente potrebbe essere fatto anche in piena stagione vegetativa, perché tanto non andiamo a disturbare le radici, quindi la pianta non se ne accorge nemmeno. Ok, adesso dobbiamo impastare la torba con la perlite. Qui sotto c'era già dell'acqua che avevo messo prima perché ho raccolto un po' di acqua piovana. Questo lavoro dobbiamo sempre farlo prima di mettere la torba nel nuovo vaso, perché sennò non si idrata, o si idrata comunque molto meno, soprattutto se la torba è vecchia, si impacca e non si idrata più. Ecco, vedete, così c'è anche troppa acqua, no? Prima di metterla nel vaso la strizziamo un pochettino, strizziamo un po' e iniziamo a riempire il vaso con calma. Strizziamo un po' e riempiamo il vaso. Devo assolutamente fare un commento su queste torbe, cioè stessa marca, solo formato più piccolo, differenza abissale. Cioè questa torba bella chiara, soffice, muschiosa, senza neanche un grumo, neanche una fibra, neanche un legnetto, questa stessa marca, uno schifo. Cioè legnetti, grumi, tocchi di roba che non si sa cosa fossero, però ormai l'ho presa e comunque questa pianta qui è stata nella stessa torba, stessa marca, quindi già che ci sono vi faccio capire perché questa torba non è così buona. Vedete, ci sono dentro questi affari qua, ma che cos'è sta roba? Un pezzo di legno, non so. Tutti questi grumetti, grumettini, grumettucci, poi sono legnetti, fibre. Cioè questo non è sicuramente uno sfagno, questo è un pezzo d'erba, è un filo d'erba, questa roba qui. Boh. Vabbè, andiamo avanti. Almeno per questa qua la uso, magari per le dionee e altre cose no. Allora, a questo punto qua io ho già riempito abbastanza il nostro vaso. Questo è quello vecchio. Vediamo che più o meno può andare, no? In questo modo qui la pianta sta praticamente a filo. Forse ce n'è un pochettino troppa, ma adesso possiamo fare due cose: o mettiamo come stampo il vaso vecchio così e poi dopo iniziamo a riempire qua intorno, tiriamo dopo via il vaso e mettiamo la pianta, la inseriamo dentro nel buco che si crea, oppure possiamo mettere direttamente adesso la pianta. Adesso qui devo dire che lo spazio è abbastanza largo, quindi forse possiamo mettere direttamente anche la pianta. Ok, allora adesso abbiamo messo la pianta, vedete che qui c'è ancora lo spazio, è un po' al di sotto del bordo del vaso, ma direi che fa lo stesso, e iniziamo a riempire tutti questi spazi vuoti cercando di non lasciare vuoti d'aria troppo grandi. Vedete, quando piazziamo la perlite, cioè la torba, la sistemiamo, però non la andiamo a compattare,
basta solo sistemarla un pochettino, giusto per essere sicuri che non si vadano a formare dei vuoti. Ecco, così tutto intorno, procediamo in cerchio, così la pianta resta al centro e non si sposta, e andiamo avanti finché è pieno. Ecco il lavoro finito, vedete che non ho interrato i rizomi, si vedono ancora i punti di accrescimento. Sì, poi adesso c'è tutta la torba un po' ancora da assestare, quindi poi quando si assesta sicuramente si vedono meglio i punti di accrescimento. Magari gli diamo un'innaffiatina, così la torba inizia già un po' ad assestarsi. Ecco, secondo me la cosa migliore è lasciare la pianta sotto la pioggia per qualche giorno, così poi qui diventa tutto bello paro paro, si lava tutta sta roba qui. Qui sotto il vaso per un po' butterà fuori quest'acqua color caffè, ma potete anche riutilizzarla tranquillamente per le innaffiature. Ecco, vediamo un po' in giro com'è la situation. Ecco, sì, anche qua va bene. Sì, l'unica roba che mi dispiace è quella torba lì, e ci ho perso un'ora a tirar via tutti i legnetti, i grumetti. Non capisco perché era così diversa. E ripeto, l'ho usata, la userei solo per questa pianta qui, che sono sicuro che ci campa lì dentro, perché è già stata per anni in quel tipo di substrato lì. Magari per le altre piante ci penserei due volte. Ecco, vediamo un po' anche le altre, già che ci siamo. Sarà purpurea, cipolla giant, tutto il resto non si è mosso molto da dicembre, anzi non si è proprio mosso nulla, però inizia a fare un po' caldo, forse fra un mesetto qualcosa inizia a svegliarsi. Bene, spero vi sia piaciuto questo video e ci vediamo nel prossimo video.